tra poco ci saranno le elezioni europee. Saranno elezioni importanti per me, non per ragioni legate al governo del paese. Io mi auguro che questo governo possa andare avanti altri 4 anni, anche perché a breve si voterà in terza e quarta lettura, quindi oggi le riforme bloccate, il taglio di 345 parlamentari della Repubblica. Beh, io ho sempre pensato che la Lega fosse un partito di sistema, allo stesso tempo era molto complicato fare delle cose dall'altra parte, perché guardateli, c'è il Partito Democratico, io non riesco a capire nessuna proposta loro, cioè mi sembra che la loro proposta è, cioè l'antipolitica vera, siamo sempre stati tacciati di antipolitica, però oggi è il Partito Democratico che fa politica soltanto contro il Movimento 5 Stelle senza fare una proposta adeguata, infatti. Però proprio sul conflitto di interesse anche Di Maio ha chiesto aiuto al Partito Democratico. Ma non è che ha chiesto aiuto, cioè insomma le leggi le approva il Parlamento, io sarei contento se tutto il Parlamento, anche il Partito Democratico che ha parlato, soltanto parlato per anni di conflitto di interessi, votasse questa legge, però non è che io mi fido così tanto, anche perché hanno governato negli ultimi anni addirittura senza Forza Italia, teoricamente, anche se sempre un po' con delle infiltrazioni di Forza Italia, e non hanno mai fatto niente sul conflitto di interessi, per cui io ero un elettore del PD e non mi fido più del PD. Come farà a continuare il governo? Beh, insomma, che fossimo diversi si sapeva anche, no? Il discorso è che c'è un contratto che a me personalmente da cittadino soddisfa e io mi auguro che si possa portare avanti. Io credo che sia nell'interesse del Paese che questo governo continui, anche perché secondo me è attrazione Movimento 5 Stelle. Io ero fuori e leggevo un po' le letture rispetto a Salvini che comandasse. Io, se guardo le cronache parlamentari, vedo che 9 provvedimenti su 10 sono di matrice Movimento 5 Stelle. E se Salvini in Europa invece si ricontattasse con Berlusconi, non cambierebbe niente nel governo? Sì, esatto, insomma, ha risposto la signora, insomma, auguri, ha detto auguri, insomma, penso che Berlusconi ormai faccia parte del trapassato remoto di questo paese. Poi se Salvini avrà altre idee, chi è a causa del suo mal pianga se stesso. Ultimamente gli va un po' male, un po' nervosetto, io lo vedo un po' nervosetto perché un po' cala nei sondaggi e cerca argomenti per distrarre, magari anche per distrarre sul caso Siri, che è stata una vittoria più che del movimento, appunto, di uno Stato che tutela i cittadini. Secondo me Siri il problema neanche è l'inchiesta, cioè qualora lui risultasse, glielo auguro, pulito, secondo me non dovrebbe mai tornare a far parte del governo, perché comunque da sottosegretario ha provato 2 o 3 volte a piazzare degli emendamenti personalistici, diciamo, non in favore della collettività ma in favore probabilmente di un'azienda di questo arata, e quindi per me la cosa più grave è questa.